ubriaca di ossigeno. Buongiorno mie amate bussole e paperotti gamers, come state? Aiuto, non ho il controllo delle mie gambe. Spero tutto bene. Sì, sono in una posizione molto comoda. Sono felice perché oggi stiamo per partire, perché finalmente Alessio si è deciso a fare un video sul suo canale YouTube, che è fermo da tipo un anno e mezzo. Tra l'altro oggi esce il video sul suo canale. Cioè, trovate questo video qui, ma appena finito ricordatevi di andare sul canale di Alessio, perché troverete un video pazzesco. Light, camera, action! Penso sia stata una delle esperienze più incredibili di tutta la mia vita. Chi è Cabaia? Abbiamo un nuovo cane? Ma... Beh, i capelli da cane con dei problemi ce li hai. Buongiorno amore! Buongiorno. Ho detto che se vanno sul tuo canale pomeriggio uscirà un video. Non è ancora detto, ancora non sappiamo se... Non sappiamo se lo porteremo a casa. Aspetta che mi schiamo la scoreggia. Ma che schifo! Okay. Allora, mettetevi un attimino vicini. No, che poi non ci distinguono. Esatto. Volevo dirvi che ho una sorpresa per voi. Sì. Ho prenotato un hotel che non è un hotel, super carino, in cui alloggeremo questa sera. Vi ho regalato una stanza molto particolare. A me lui. E ci sono anch'io però, una tripla. Dai, schifosi! Siccome Ale deve registrare un video Movieland domani, siccome due, ho detto... Puoi cantare la sigla di Movieland? Luci, camera, azione! Okay. Ok? Allora praticamente ho detto andiamo un giorno prima, vi regalo io una bella stanzetta, solo che loro non l'hanno ancora vista. Ma io l'ho vista nelle foto. Ah. Vi dico solo una cosa, prendete il costume da bagno. Piove. Voi prendetelo lo stesso. C'è la jacuzzi? No, non ce l'hai così. No, era solo un troll. Comunque, ragazzi, andiamo direzione Movieland. Con che macchina andiamo? Con la nostra. Con la nostra? Perché Andrea non sa guidare. Sì, andiamo con la nostra. Aggiornamento tra poco in macchina. In macchina. No, non cagarci in macchina. Siamo quasi arrivate. Il mio fidanzato. Mamma mia, amore, quanto sei bello. Se ne sei andato. Il mio fidanzato. Andre, siamo da soli. Facciamo qualcosa. Porcheggiamo? No, non porcheggiamo. Io e Andre giochiamo sempre a dire al posto che parcheggiare porcheggiamo. E allora ci mandiamo sempre i messaggi: sto porcheggiando. Anche io sto porcheggiando in realtà, perché stiamo parcheggiando. No, no, Alessio paga. No, Andre, ma non è vero. Ah, sì, perché sì. Mangi. Infatti domani Andre, quel prato non ha pagato. Andre, domani mentre al registro noi dovremmo essere sui galoppini, invece noi andiamo a mangiare. Voi avete detto che mi offrivate da mangiare, io sono venuto solo per quello. Non vediamo l'ora di mangiare tutto il parco. Cosa ci fai vedere, amore? Tra una volta alla nostra sinistra potremo vedere il parco divertimenti di Gardaland. Sì. Nato nel 1975. Ma tu sai veramente nel tutto? Luglio 1975. Cioè, sai tutto. Ah, vedo Blu Tornado, aspetta! Ho un'idea di Livio Furini. Sì, non ci interessa tutto. Ti salutiamo, purtroppo sì, non c'è ciao. Più. Però salutiamo Giorgio Tauber, che invece è ancora vivo. Ciao Giorgio. Aspetta, amore, potresti avvicinarti, non riesco a riprendere. Sono qui di fianco. Qui a sinistra scendi, c'è un camping alla fine. Sì. Borgata Ronchi. Dove tu andavi sempre in quel camping? Sono andato anche. Eccola, lo vedete il tornado? Bello questo. Questo lo taglierai, Andre. Ah, devi tagliarlo, Andre, sì. Capito? Inquadro a sinistra. Inquadro, inquadro. Luci, camera, azione. A Movieland è pure emozione. Non ho capito perché l'hanno fatta cantare a Giorgio Vanni e non a me. Scusa! Cioè, persone di Movieland. Cucolini Petroli? Perché non mi avete fatto cantare a me la canzone di Movieland? Forse perché sono solo un pochino stonata. La prossima volta almeno il coro lo posso fare anch'io, signori di Movieland. Grazie. Signor Alfonso. Signor Alfonso, tra l'altro che buone le tue bruschette, signor Alfonso. Mi piacciono tantissimo. Ah, ma aspetta, devo spiegarlo perché forse voi non lo sapete. Allora, Movieland è praticamente uno dei miei parchi assolutamente preferiti e è a conduzione, diciamo, familiare. Non è una grande
multinazionale, giusto amore? Sto dicendo una cosa corretta. E praticamente il signor Alfonso, che è il papà di Movieland, se voi andate lì, è sempre lì che gira. L'altro giorno, quando siamo andati, lui mangiava alle mie spalle. Forse è proprio per questo che è così bello anche il parco, perché i proprietari, le persone che ci fanno parte di questo parco, sono vive dentro nel parco. In altri parchi, cioè, no che non sono morte, però nel senso che gestiscono questo parco e le vedete che fanno gli spettacoli, e quindi io le adoro anche per quello. Ciao signor Alfonso, un giorno potresti mangiare la bruschetta insieme a me, sono la tua fan numero uno. Grazie, ciao, tra poco arriviamo. Siamo arrivati, lì è il lago. Lì c'è anche una piscina, ho visto. La gamer sta prendendo le chiavi. Adesso vi facciamo vedere anche la stanza. Com'è il posticino? Sembra molto fico. Potresti far vedere poi appena scendiamo che lì c'è il cancello di Caneva? Dietro questa casa? Sì, dietro questa casa, proprio lì. Il cancello di Caneva, vorrei solo dirti questo. Tu bambino che hai questa roba qua, che regalino ti ho fatto, eh? Grazie. Andre, hai visto? C'è il ping pong! Ecco, vi avevo detto che avevo portato una roba carina. Guardate anche la piscina. Non so se faremo in tempo ad andarci, ma spero tanto di sì. C'è anche un fucile d'acqua. No, raga, è bellissimo. Cioè, guardate che roba. A parte che siamo sul lago, che meraviglia. Poi c'è tipo tutto il giardinetto. Wow, la zona per prendere il sole, la doccia. E questa è la nostra casetta. Guardate, adesso entriamo, sono emozionata. Sto per entrare. Oh, che fresco, già qua tu me lo approvi, vero? Che ne dici, amore? Bellissimo. Ma oh, è una casa. Io vado in piscina dopo. Andre! Ah, cioè, è proprio una casa, ragazzi, guardate che bello. Il bagnetto, c'è una camerina. Ma no, ma tutto bellissimo con l'aria condizionata, perché in questi giorni si muore. Che cassaforte non è? Che cassaforte gigante, è un armadio. E Andre, tu dove dormi? Ah, ma c'è la... Qua. C'è la... No, tu e Pica non siete lì. Sì. Hai visto che puoi scegliere? Questa no, no, ragazzi. Il letto di Andre può essere questo o tutte e due. Io mi metto di traverso tra i due. Va benissimo. Lasciamo giù tutto, perché... Alessio, tu oggi hai qualche ripresa, però io e Andre non siamo contemplati, giusto? No. Cioè, possiamo mangiare gli hot dog. Ah, beh, certo. Allora, lasciamo qua tutto. Prendo solo 50 euro per mangiare. Andre, 50 euro di hot dog, quanti ne mangiamo? 50. Ok, ottimo. E ci vediamo a Movieland. Movieland! Dimmi, Andre. Allora, prendi un po' di più per sicurezza. Metti caso ci viene un langorino, 50 euro, cosa ci facciamo? Non ridi, non sto scherzando. No, non è del video. Ma da far arrabbiare ci sono. Sì, Sabri, so che ho occupato il bagno, ma guarda che se aspetti 2 minuti si libera, eh. Non devi farla qua fuori. Ma no, sto cercando i quadrifogli. Ok, ma pensi anche di levartelo quello zaino ogni tanto, così o... Il mio zaino? No, ce l'ho da un anno. In realtà questo qua è il secondo, l'altro è appeso in camera. Comunque, volevo dirvi, cioè ormai lo saprete, che c'è la mia linea scuola nelle cartolerie. Forse ce l'ha anche nei supermercati agosto-settembre. Guardate quanto è bella la mia linea scuola. Questa è la coda, potete anche slegarla e metterla qua sotto e andare in giro come se avesse una vera coda. Dai, è bellissimo. Peccato che non ho qua i diari, perché ho fatto i diari nuovi, sennò ve li avrei fatti vedere. Vabbè, ve li farò vedere in un prossimo video. Possiamo andare ora? Ma è una minaccia, sembra. No, ma anch'io voglio lo dog, Andre. Anch'io. Andiamo. Scusa, Andre. Questo è... sono delle transenne, non è un chuck come avevi magari. L'ho appena detto io. Non fare la saputella solo perché io ti ho detto che non è un chuck e tu dici: ah, stanno girando. Amore, così? È una transenna, non è un chuck, volevo dirti, eh. Ah. Capito? Comunque, per quest'anno ancora per la seconda volta siamo arrivati a Movieland. E questa volta le uniche attrazioni che faremo saranno il cibo e i galoppini di Alessio. Non è vero, io spero tipo, vado via dalla musica, io spero di riuscire ad allontanarmi domani e fare almeno un kit, perché io dovrò fare il kit se c'è un sole a 30 gradi, perché se c'è la neve con 11 gradi fa un po' freddo, ma domani è una giornata bellissima. E magari anche un Diabolic, e magari anche quello con le jeep nella giungla, e magari anche l'Hollywood Tower, e magari anche, vabbè, è meglio che mi fermo. Sabri? Siamo dentro da 5 minuti, cosa stai facendo? La tipa mi ha detto se venivo qua a fare una foto perché mi ha fan. Allora, tra i due sono io il ciccione. Ciao, 2 hot dog e un'acqua naturale. No, va bene, 2 hot dog e un'acqua naturale. Ah, pensavo, no, non te li do. Ero già rimasta malissimo. Ah, perché sono offerti da Movieland. Grazie Movieland. Grazie signor Alfonso. E per me cosa prendi invece? No, un hot dog per te. Mia guarda mi ha fatto no, io come, perché non me li vuole vendere a me? La lingua di fuori per l'impegno. Scusa Andre, è che io sono qua per il controllo qualità. Sono in borghese, anche se non sembra. Faccio un attimo il controllo qualità e vi dico.
Perfetto, signora! Posso mangiare? Okay, allora possiamo ordinare quelli da mangiare adesso? Ok. Diario di bordo. Sono passati altri ben 10,2 minuti e noi siamo propensi a mangiare qualcos'altro. Sei incredibile! Se tu hai fermato la signora del campo qui per chiedergli quella tizia... Allora, ve lo spiego bene. Okay. Alessio sta facendo le riprese... Tu come lo aiuti? No, ma io oggi non lo devo aiutare. Allora io e Andrea eravamo seduti a parlare tra di noi e Andrea mi ha detto: deve essere buonissimo quello che c'ha la tipa lì. Allora io sono andata dalla ragazza che ci aiuta per questo video e ho detto: scusa, ma sai per caso in che baracchino la compraci quello fuori? Va bene, noi andiamo a prendermi uno. Dire, lei ha smosso mille cose perché ha chiesto a mille persone per capire dove cacchio forse questo cosa. Ma ragazzi, cioè, lo sapete che a noi piacciono i pacchi di divertimento, ma specialmente se hanno il cibo buono. E a Moviland è tutto buono e noi dobbiamo fare il controllo qualità di tutto. Ma giusto. Cosa non vuoi posso da mangiare? Ribattere. Cosa vuoi da mangiare? Tutto, dobbiamo fare il controllo qualità. Cioè, lo vedi perché io amo questo parco? La ragazza ci ha detto che con questo scontrino possiamo fare un giro gratis sul toro meccanico. E visto che il frappuccino, la spesa più grande tua del frappuccino, ti tocca a te. Dai, un toro su un toro. Ci mandiamo Alessio. Alessio non ha mangiato lo dog. Vero, lui ti può. Prego, lui può. Obbligato. Ok. Raga, dopo ci mandiamo Alessio. Muoio malissimo, che ridere. Ciao Andre, come va il tuo diabete? Non ti sento, devi parlare più forte che la glicemia è troppo alta. Raga, vi giuro, sono le giornate più belle della vita. Io starei qua. Perché ci sono io? Ovvio, perché sei tu. Stare qua tutto il giorno, mangiare, bere. E io lo faccio. Fare qualche attrazione. Ah già, è quello che facciamo noi. Ecco. Alessio! Ciao Cristian, scusa, ma ho comprato praticamente una roba al bar e mi hanno detto che avevo il giro. No, io non posso perché io ho mangiato, quindi tu dovresti fare il giro sul toro meccanico. Vai a fare il giro sul toro. Alessio! Alessio! Sì! Grazie per aver accettato per rendere ancora più bello questo mio video. Grazie amore, ti amo. Signorina! Sì. Abbiamo comprato Alessio! Signorina, modalità super mega hard! Mamma mia amore, bravissimo! Olè taro! Sto per vomitare, lo sapevo che vomito! Vomito! Forte, forte! Forte amore! Ma di già! Ma fai schifo! Ma non devi tenerti con i denti! Amore, ma non sei forte per niente! Grazie signorina, fa un po' schifo lui. Ho già dato il massimo, che... Quello era il massimo? Il massimo che potevo fare. Mancava il cappello da cowboy, hai ragione. Lo compriamo per domani, dai. Lo compriamo, esatto. Così domani dobbiamo comprare altri due frappuccini. Ma come mai sei sudata? Faceva molto caldo. Allora mi sono messa a prendere un po' di sole. Il toro meccanico per caso? Ho fatto il toro sudato. Il toro sudato hai fatto? È una nuova attrazione il toro sudato? No, il capo indiano, dopo toro ho seduto. Ho fatto il toro seduto, sudata. No, è che come puoi vedere stiamo prendendo un po' d'acqua. Il problema è che loro hanno voluto mettersi sotto questa tettoia. Se si mettevano di là c'era il bar. Beh, basta che, allora, se sei arrivata fino là per lo zaino. Avevo dimenticato, raga. Mi sono dimenticato sotto l'acqua. Ma il mio zaino 7 è impermeabile. Scusa, io ho un po' di sete, non è che mi prenderesti l'acqua. La nostra acqua è sotto. Sto aspettando che si riempia. Ma no, perché sei circondata da uomini che si fanno. Vado a prendere. Vai amore. Stuntman. Sai perché? Perché deve recuperare la performance orribile che hai avuto sul toro. Forza amore, non cadere, devi solo camminare. Ma perché poi stava passando là, deve andare là? Ah, fa lo stuntman. Wow ragazzi, mi raccomando, questo pomeriggio sul canale di Alessio, che è Pica Palindromo, bravissimo, uscirà un video fantastico sullo stuntman. Un applauso. Bravo. Fantastico! Ah, almeno l'ultima l'hai preso. Sì, ascolta, vedi di fare uscire questo video perché io te lo sto spammando dall'inizio, Hai finito di regalare le cose, non puoi neanche regalarle. L'acqua è nostra. E la sedia è loro. Lasciamo qua. Vabbè. Ciao amore, vuoi salutare? Ciao. Tu hai avuto la fortuna di trovarci sia a Mirabilandia che qua. Ti stiamo seguendo. Ah, anche adesso siete venuti perché ci avete seguito. Lo sapete che è un reato. Ma non è vero! Cioè voi siete venuti adesso perché avete visto la storia che eravamo qua. Sì. Hai visto che roba? Devo farvi vedere i nostri acquisti, amore.
pasta qua. Allora, per Alessio ho preso questa bellissima maglia di Overdrive. Guardate che bella. È per te, amore. E io in realtà la volevo dall'anno scorso. Guardate quanto è bella. Ale tra l'altro è super fan. Quanto mi sta bene, Andre? Aspetta, prendo questo logo e lo spiaccico sulla macchina. Fatto, guarda. Come hai fatto? Loro mentono. Non è vero, è bellissima. Sì, le ha pagate. False. Dai. Se poi metti questa felpa qua, praticamente nel momento in cui lo indossi impari a fare un ballettino bellissimo che è questo. Toglitela subito. Toglitela. Prova a farlo tu, Pica. Eh no, non c'è la felpa. È vero. Funziona allora. Attento che se faccio qualche danno mi pungo. Perfetto. Ce l'ho fatta. Wow. Sono stanco. Ma sei diventata super intelligente con quella felpa. Sì, okay. No, niente, rimane. Come nulla, sì, esatto. Amore, cosa stai facendo? Metti la maglia che ti ho regalato? Perché? Perché per caso è marcia, perché hai voluto fare lo stuntman sotto l'acqua? Per lo spettacolo. Per lo spettacolo. Non far vedere le tue grazie. Ciao, ma ti piace il mio zaino? È della nuova nella scuola di Sabi. Lo sai che... È stato moscerito. Sei stupido. No raga, non sto capendo, non è vero, come hai fatto a farlo? Easy. Non so se l'ho messo dal dritto. Sì, sì. Ma non ci credo. Stiamo per scoprire cosa è successo qua sotto. Devi strapparlo. Arturo Bracchetti, se cerchi un assistente, adesso guardate assistente la maglia. Assistente stuntman, intendi? Assistente stuntman, più o meno. Sono un artista completo. Mamma mia ragazzi, ma sei pazzesco. Pazzesco. Che bocconcino, le donne impazziscono. Puoi tenerti la camicia chiusa per questo effetto perché... Ho poca batteria! Sei pronto, Andre? Ti faccio vedere come ballo bene. Mi scaldi. Potrete trovare la Sabri qui, sì, nel corpo di ballo. Farò una sola Movieland grazie al posto. Ma la statua. Ma non è vero. Ciao, si scarica la batteria. Siamo appena rientrati. Che sfortuna, raga, sta diluviando. Io volevo andare in piscina. Avevo preso questo borgo bellissimo per la piscina. E cioè, guardate proprio quanto è bella. Potremmo metterci qui a prendere un po', fare un picnic. Non lo so. Amore, mi dispiace tanto. Ma perché c'è il costume? Vado a farmi il bagno nella piscina. Non è vero. No, non è vero. Amore, ma veramente? No, amore, aspetta, no, aspetta, aspetta. Raga, anche io vorrei andare a fare il bagno in piscina, ma c'è un problema, non ho il phon, a me poi viene la bronchite. Quindi stavo pensando di mettermi questo sacchetto di Movieland in testa e andare a fare il bagno. Sì, sì. Lo faccio così. Ah, piano! Prenditi più che sennò passa. Tanto non è che manca l'aria, eh. No, no, tanto non serve l'ossigeno al cervello. Ah! Ah! Lì è un po' staccato. La prossima volta posso portare una cuffia per la piscina. Bene, sta bene, però scusa, non è più comodo usare questa? Ti odio! E tu non mi hai chiesto da dove? Ti odio! Per me era più... Vabbè, a me hai fatto quello, usa quello. Ti odio. Ok, sto registrando, sono con la GoPro. Sono carina col cappello. Andre, come sono? Sembri scema. Grazie. Ma anche senza cappello. Vai amore, entra, buttati e dimmi com'è l'acqua. Ma è caldissima. È quasi calda. Ma perché sono entrato prima. Wow. Metti la cuffia, sì, non si sa mai. Perché, esatto, così almeno non perdi capelli in piscina. Andre, bomba! Adesso vi faccio io un tuffo. Pronti, vado col tuffo. Piano. Ecco, cavolo. Ah, un attimo. Sì. Non posso bagnare i capelli. Aspetta che nuoto un po'. Ho una voglia di affogare. Nuota bene così. Ho tutta la mercanzia dentro. Ah, anch'io. Aspetta amore, devo darti un bacio sotto il fischio. Sotto il fischio, vai. Non so fischiare, io. Sono in post produzione, mi sa. Io sono capace.
Allora la bacio io, dai, tieni. Amore, ma sei sexissimo così, sei molto bello. Aspetta che ti faccio una foto. Sì. Fermo? Sì. Sembri un po' Pinocchio. Sì, quello scemo. Mi dispiace. Che ci ha fatto le bruschettine, buone. Vai. Questo video. Ah. Vai. No, questa artistica non è questa, questa qua è, come si chiama, nuoto sincronizzato. Tu non, faccio, non vedere l'acqua. Faccio un esercizio di ginnastica. Vai. Bravo! Wow. Bravissimo! Mio Dio, amore, sei bravissimo, vuoi farlo anche tu? Sì. Vai. Ah, ok. Ho paura che vada via il costume, è un problema. No, ma non è un problema. Non hai visto le medusa? Sì. Ma voglio vedere la medusa, aspetta, vado a fare la gira medusa. Cosa vuoi? Questo che ha fatto Alessio. Giambè? Giambè. Giambè. Ma questo non è uno giambè, è una verticale. Wow, ma è bravissimo! Ma perché c'è una medusa? Che schifo, amore! Amore, che schifo, c'è una medusa! Sono le tue chiappe, Alessio. Che schifo! Amore, andresti a chiedere un ombrello? Come ci vado, scusa? Ma quello... Ma non serve, non abbiamo già... Ma quello... Non ce l'abbiamo in macchina noi. No, non ce l'abbiamo. Vai a chiedere alla tipa della reception. Con quello. Ma non penso a te. No, era lì all'aperto, vai. Era la prima casa. Al massimo andiamo con l'ombrellone delle sdraio. Buonanotte fidanzato, buonanotte Andre. Io raga non sono, no beh le 11 ormai sono, vediamo. Mezzanotte 03, io sto recuperando il sonno perso perché in questa settimana che ho doppiato mi alzavo alle... No Andre non... Andiamo a dormire. Cosa no, sei? Andre. Si sta un po' stretto. No, Andre, non è la tua stanza. Scusa, vai non puoi di là. Andare di là, Sabri. A parte mi hai chiamato Sabri non gamer. No, Andre, ti prego, dai, non sei nostro figlio. Dai. No, non è nostro figlio. Mi cade la videocamera. Aio. Aio. Se non vai a dormire, continua a cadere. Aspetta, la che sto scorreggiando. No, che schifo, dai, scorreggere il tuo diletto. Dicevo che sono molto stanca perché. Ha scorreggiato, sto andando di là rivedendo. No, Andre, dai, testa di cavolo! Alzati per accendere la luce qui. Vabbè, dicevo che, raga, in questi 4 giorni qua che sono andata. Andre, ti ammazzo! Andre, se si fulmina, poi dobbiamo pagarla. Andre. C'è la tua di carta? Sì. Allora, Andre, testa di cavolo. No, raga, c'è super liquidità, no, ho freddo. Fatemi finire sta cosa, dicevo. Lo devi montare tu questo video. Bello, a me sta piacendo. Dicevo che sono molto stanca perché in questi giorni mi alzavo. Mi sconcentro. Mi alzavo alle 9. Ma no, alle 9, alle 7. Andre mi sta sconfondendo. Non pensa sia italiano. E quindi devo recuperare il sonno che ho perso in questi giorni. Lo ammazzo. Spengo. Addio. Andre. Facciamo una cosa. Aiutami! Portami via! Facciamo una cosa di magia. Tipo tu parli, spengo la luce, riappari e ci sono il mio faccione. Ok, no, cosa devo fare? Niente, so sonno, ciao. Testa di cavolo, devo dormire, potevi lasciarla spenta, no, stupido. Vabbè, buonanotte, appuntamento a domani. Buongiorno, amore. Sono le 8. Sveglia! Non andate a capirlo. Aia! Aia! È pronto! Cioè, non è che. Cosa vuol dire pronto? Poi non lo so, la prima cosa che avete in mente. Ah, quindi cibo. Buongiorno! Cosa hai mai avuto in mente? Cibo. Sì. Ok. Che strano, vero? Volevo dirti che se ti alzi, andiamo a fare la colazione! E la cacca? No, ti prego. C'è controluce. Eh sì, sono i baci belli. Ciao, Adone Greco. Quanto sei sexy. Grazie. Io sono in piscina, a dormi dentro. In piscina, la piscina è l'acqua e ti lancio in piscina e ti lavi i denti. Mi lavo anche i denti, no? Chiappe. Luci, camerazione! Amore! Ma anche mentre cacchi, luci, camerazione! Luci, camerazione! Ciao, andiamo a mangiare, ciao amore! Questo merdone! Teste il legno della croce al quale fu appeso. Vuoi dire cosa stiamo facendo? Vorrei saperlo, guarda! Ti stiamo aiutando! Ah. Allora,
Oggi è il giorno che Alessio registra il suo video, che troverete questo pomeriggio sul suo canale. Amore, se non lo fai finire ti tiro un pugno sulla testa, perché te l'ho già spammato 3 volte. E quindi noi seguiamo Alessio che fa il, cioè noi facciamo il backstage di Alessio. Esatto, più giù, facciamo la finta, io sono Alessio. Pronto, sono qui. Pronto, adesso qui siamo nell'arena, qualcuno si sta allenando. No, vabbè, questo è quello che faremo oggi. Non è vero, lei andrà a mangiare. E abbiamo anche portato la Switch e andremo a mangiare. Che strano, erano passati solo 10 minuti dall'ultima volta che hai mangiato. La tipa me li ha detti. Li hai vinti? Li ho vinti, sì. Mi ha detto, scusi, lei, abbiamo appena fatto tipo corpo, potrebbe assaggiarli? E io, va bene, li assaccio. Se proprio devo. Ci spoileri come sta andando il tuo video? Benissimo, allora, questa mattina sono andato nei tunnel sotterranei sotto Moviland. In che senso? Perché tutto sotto il parco c'è una rete di cunicoli dove i membri del cast si spostano per andare da una zona all'altra, da uno spettacolo all'altra. Bellissimo. Poi sono andato nei camerini, poi sono stato sul palco di Medusa. Nascosto, è vero che dovevi nasconderti quando girava. Poi sono andato in costumeria e mi hanno dato i costumi che mi metterò ora, perché ora farò parte dello show di Overdrive e più tardi di Rambo. Sono un soldato con una bandana, un cappello, una... Non vedo l'ora di vederti, sarai un bellissimo bocconcino fighissimo. Io ma sono adesso... quello col quad. In che senso col quad? Quello che impenna col quad. Ah sì, però non sarai tu a impennare. Sì. No, però adesso amore, importante. Adesso si mangia bruschette di Alfonso. Adoro le bruschette di Alfonso. Se venite a Moviland non potete perdervele, dovete mangiare qui. Cioè, qui e in tutti gli altri ristoranti che avete visto nei vari vlog, ovviamente. Allora, voglio che fare... Che cosa stai facendo? Voglio fare un annuncio per le tue fan donne, soprattutto. Le mie fan, praticamente, che... quindi, oltre il 70% del mio fandom, che è femminile, c'è un annuncio per voi. Che apprezzerete, aprite Instagram, seguite questo profilo. Facci Andrea vedere. Pozzi, trattino basso, Wells, che è lui. Che è quello che troveranno nel tuo video di oggi. Ballerino, stuntman, si lancia, è pazzesco, è qua. C'ha degli addominali che... Come i tuoi? Praticamente non ci distinguete se ci vedete vicino, però so che se state un po' attenti... Ma perché la tua tartaruga è tirata al contrario, esatto. Ale? Gli ho insegnato tutto quello che sai, gliel'ho insegnato io. Anni di danza, Sì, ma tranquilli, perché dopo lo vedrete nel video di Ale. Esatto, trovate il link in descrizione. Fatemi un bel applauso così si calma. Vai, Ale! È stato scelto per doppiare! Sorry, son. That's not my fault. Sergeant! Tutto chiaro? Sei pronto, sei carico? Ok, ci abbiamo le nostre scene, poi... Va bene, ti faccio un cenno. Ci vuole i sottotitoli? Sì. Certo. Sono subito a parte. Fino di voi. E ora, prima di congiungerci, postiamo una fake news sui social. No, Masco, fermo lì! Merda! Terzo per fuoco! Sei coperto di ghiaccio. È il contrario del coprifuoco. Ok, bella freddura. E ora ti portiamo al fresco. No! È un'ingiustizia! Non è la libertà di espressione! Voi e il vostro 5G! Ho un telefono a gettoni, sono fiero di averlo! Cosa avete contro la medicina naturale? Cosa vi inietteranno ora? Non ne ho idea. Penso ti vaccineranno. Prendetelo. È stato difficilissimo. Forse vi starete chiedendo cosa starà mai facendo Sabrina. Ve lo dico io. Prende da mangiare. E meno male che hai solo 2 mani, se no chissà quanta roba prendevi. Controllo qualità, ciao, cosa vuoi dire? Ciao. Tu mi hai chiesto, posso entrare nel video per dire ciao? Ok, allora ciao. Raccontaci una barzelletta. Boh, va bene. Allora ciao. Però non è giusto che sei andato a fare la doccia senza di me, amore. Che non è sta sono storia? Neanche bagnato tanto. Ma che è sta storia? Perché la doccia senza di me? Dove sei andato? Su Kit. Ma io non mi sono mai lavata così tanto. Però oggi. Oggi sei uscito un po' marcio. Ma non mi sono bagnato tanto. Tu che sei arrivato a questo punto del video, ti starei chiedendo: ma dove sarà arrivata Sabrina? Cosa starà facendo adesso? Starà forse facendo qualche attrazione particolare? Ebbene sì! Sai cosa sta facendo? Sta mangiando l'ennesimo popcorn, sarà almeno il quarto della giornata,
E io boh, non so cosa. Ma hai fatto la tessera punti? Magari ogni 10 ti danno. Ma non sei mai accorto che c'era una traccia nella, là dietro, quella marrone? Sì. È tipo una leone? Sì. Perché non siamo mai andati? Perché per donne magre. No, di perché non siamo andati. Perché non mangiando. Tutta la giornata a mangiare. Perché palesemente forse quando uno ti diceva qualcosa tu guardavi il cibo e sbavavi, quindi non lo ascoltavi neanche. Vabbè, comunque questo qua è un video backstage del video di Ale, quindi va bene no, così. No, questo è un video alimentare, non no, è un backstage. Sì, non era un video sulle attrazioni, era un video sul backstage Ale e su quanto è buono il cibo a Movieland. Così, ho capito, mentre i ragazzi, ho un'idea, guarda, le famiglie vengono qua, i ragazzi si divertono. I papà e le mamme si divertono, ma se qualche papà avesse paura o non potesse fare le attrazioni potrebbe mangiare. Quindi sei d'accordo con me che non è un video sulle attrazioni ma sulle alimentazioni? È tutto buono qui a Movieland. Raga, penso che questo vlog sia infinito, non so quanto sia durato. Comunque è la prima volta penso che mi vedano senza cibo. Sì. Vuoi dire qualcosa? Sono un po' stanchino. Sei un po' stanchino? Ale ha fatto delle cose veramente pazze. E ringraziamo Movieland per l'opportunità che ci ha dato, specialmente ad Ale. E niente, allora ragazzi, mi raccomando, questo pomeriggio uscirà il video sul canale di Alessio. Trovate qui nei commenti, nella descrizione, il suo profilo di YouTube. Vabbè, ma penso che lo sappiate, si chiama Pica Palindromo. E nient'altro, io vi mando un bacio, vi do appuntamento domani con il prossimo video, anche perché tra poco mi si stacca un braccio, il braccio che tiene la videocamera, perché è pesante. Ciao amori, vi amo tanto.